Il comune di Arezzo era stato il primo comune capoluogo ad aprire la pista al centro-destra, poi in rapida successione tutti gli altri, per ultimi i successi clamorosi di Pisa e di Siena, una Toscana dove il colore rosso sembra un lontano ricordo, e il sindaco Ghinelli chiama a raccolta i suoi colleghi di centrodestra sia per una nuova geografia di equilibri di potere all'interno della Toscana del Sud, ma anche puntando dritto all'affermazione in regione. Sono stato il primo sindaco eletto in un capoluogo di provincia, non diciamo con uno schema di centrosinistra. Dopo si sono aggiunti Grosseto, Pistoia e ieri tre in una botta sola, Siena, Pisa e Massa. Rimangono Firenze e Prato che vanno al voto il prossimo anno, Lucca è stata persa per poche centinaia di voti. La Toscana sta cambiando, io dico e ho anche scritto che il modello Toscana, che era stato veicolato soprattutto da un partito, dal Partito Democratico, come un modello vincente di assoluto prestigio, evidentemente sta dimostrando alla prova dei fatti che non è gradito dai cittadini, altrimenti non si avrebbero risultati come questi. Certamente i sindaci di centrodestra ci hanno messo del loro per governare bene, per creare quel presupposto che ha consentito a Siena, Massa e Pisa di proporre con degli ottimi candidati a sindaco una vittoria che francamente contemporaneamente io non mi aspettavo. Mi aspettavo un risultato positivo, ma non l'amplen come è stato. Questo pone seriamente due temi. Il primo, che riguarda la Toscana meridionale. I tre comuni capoluogo, Arezzo, Siena e Grosseto, sono dello stesso colore, possono dialogare in maniera più costruttiva. Forse a livello di erogazione di servizi, mi riferisco prevalentemente a sanità e a rifiuti, si può fare di meglio, ma pone anche il tema nel 2020 di quello che accadrà in Toscana. Forse si sono posti presupposti per poter cambiare colore all'intera regione toscana, e quindi io invito tutti i sindaci di centrodestra, dopo l'assestamento iniziale, dopo aver preso coscienza dei problemi delle loro città, a ritrovarci, e io offro Arezzo come piazza per poterci ritrovare tutti e discutere di un programma, di un progetto che è Toscana non più rossa, tutta la Toscana, la regione toscana nel 2020.